Dal 2021 inizieranno i lavori di costruzione della nuova scuola primaria che unirà in un unico grande plesso gli istituti di Fermignano e Calpino. Un intervento da 5 milioni e mezzo di euro che punta a realizzare proprio a Fermignano una scuola di nuova generazione tra le più grandi ed innovative dell'intera regione. Un progetto che tra le varie caratteristiche conta 20 nuove aule didattiche di 10 metri quadrati più grandi rispetto alle attuali, pronte ad ospitare fino a 500 ragazzi. A breve inizieranno i lavori della nuova costruzione della nuova scuola primaria, una scuola che porterà a formare da due plessi ad un unico plesso, una scuola che ospiterà 20 aule per la normale didattica più altre 3 aule di interciclo a loro volta che possono essere frammentate, quindi dando 6 aule, più un'aula magna, una palestra, quindi un istituto di oltre 3.100 metri quadri, ENZEB, quindi una struttura a costruzione con energia pari a zero come consumo, alimentata attraverso pannelli fotovoltaici, solare termico, con tutte le tecnologie possibili e immaginabili, perché la progettazione è stata fatta tra il Comune di Fermignano, chiaramente l'Istituto Comprensivo Bramante, che è stato interpellato nei vari step per conoscere al meglio tutte le possibili esigenze per la didattica, oltre all'Università di Cipro, perché siamo stati coinvolti in un progetto europeo che ha coinvolto Cipro, Spagna, Romania, Portogallo ed Italia, dove appunto uno dei miei referenti, il Presidente del Consiglio, il Professor Ubaldo Ragnoni, si è recato a Cipro e hanno studiato come costruire l'interno delle aule. Quindi i nostri ragazzi avranno una struttura che ha un costo di 5 milioni e mezzo di euro, quasi interamente finanziati tramite GSE e Regione Marche. Il progetto è stato considerato il terzo miglior progetto di tutta la regione su 250 presentati e che ci ha portato appunto ad avere un finanziamento di quasi 5 milioni di euro. Ne siamo molto orgogliosi perché i ragazzi potranno fruire di una scuola 2.0, una scuola completamente innovativa e potrà ospitare fino a 500 bambini. La scuola nascerà appunto accanto alla scuola dell'infanzia, è stata ubicata in un terreno di proprietà comunale in via tra via Donizetti e via degli Orti. Questa scuola avrà, come dicevo appunto, circa 12.000 metri cubi, sarà il volume della costruzione, sarà sviluppata in un solo piano. Per dare un'idea delle dimensioni e della grandezza, pensate che tra porta e porta da ogni corridoio sono più di 90 metri lineari e in più dobbiamo pensare che sarà una scuola che avrà 5 uscite, quindi anche in vista del Covid, no, le problematiche pandemiche che abbiamo in questo momento, sarà ulteriormente sicura e soprattutto avrà quasi 8.000 metri quadri di verde, perché ogni aula avrà un giardino dedicato, quindi i nostri ragazzi avranno la possibilità sia di fare lezioni all'interno ma di fare anche lezioni all'esterno, quindi con una nuova consapevolezza e soprattutto con una nuova metodologia di studio che appunto abbiamo elaborato insieme all'Università di Cipro, insieme a un progetto Erasmus Plus in cui abbiamo partecipato e siamo stati vincitori.